Siamo con il sindaco di Altavilla Silentina, Antonio Marra. Tra qualche giorno partirà l'iniziativa Vivi Altavilla, organizzata in collaborazione con l'associazione Argonauta. Ce la presenti? Come tutti gli anni, anche quest'anno il comune di Altavilla Silentina ha organizzato per il periodo estivo, nel mese di agosto, delle serate di spettacoli, spaziando dalla cultura, arte, storia, teatro, musica, cabaret e quant'altro. Si parlerà un poco di tutta la nostra cultura di Altavilla Silentina, la storia nelle varie serate che si faranno. Inizieranno le manifestazioni il giorno 7 agosto da Borgo Cariglia, ci saranno 3 serate consecutive, e poi si passerà al capoluogo in piazza Umberto I, altre 4 serate. Sempre toccando un po' i vari settori che prima ho citato. Successivamente, il 15 agosto, ci sarà una serata di cabaret e teatro a Cerrelli, il 16 sarà una serata di musica popolare, il 17 ci sarà, come ogni anno noi facciamo, il Memorial Ciccio Saponaro, uno spettacolo di Canoro per ragazzi giovani, per la storia che ci ha lasciato il professore Ciccio Saponaro negli anni scorsi. Da circa 30 anni lui si occupava di questa manifestazione molto bella. Poi successivamente ci saranno altre serate sempre a tema nella chiesa di San Biagio, davanti alla piazzetta del Borgo Antico, la visita guidata al Borgo Antico, piazza Antico Sedile ci sarà un'altra serata e anche in altre piazzette del centro storico. Queste qua si vanno ad aggiungere alle varie manifestazioni che sono già organizzate da privati sulle piazze pubbliche e private del nostro territorio comunale. Al via la stagione estiva dedicata agli eventi ad Altavilla Silentina, davvero molto ricca di attività, dedicata un po' a tutti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, a partire dal teatro con Alfredo Crisci, che andranno in scena sia a Cariglia che a Cerrelli, la musica popolare con le tradizioni di tutto il sud Italia, lo stesso a Cerrelli e a Cariglia. E poi dobbiamo ricordare alcuni eventi in particolare, come Miss Gocce di Stelle, questo concorso di bellezza che si tiene ogni anno a Cariglia. Ancora una serata dedicata ai bambini con un'estemporanea d'arte, un'esibizione di ballo e poi il cabaret con Alessandro Bori del giorno 10 al capoluogo. Ancora per il capoluogo una serata ancora interessante, un salotto letterario dedicato a Federico II che si tiene sotto la torre del castello e una visita guidata che partendo dalla porta d'ingresso al centro storico conduce fino alla chiesa di San Biagio dove dopo l'accoglienza dei partecipanti vi sarà un concerto dell'ensemble delle corali con un repertorio di musica sacra e un quartetto d'archi con voce che toccheranno dei brani a partire dal barocco fino al classico napoletano. Molto interessante ancora è a Cerrelli la serata dei mini e grandi artisti con il Memorial Ciccio Saponara. Chiuderà poi la manifestazione il giorno 20 una serata di beneficenza con un'esibizione di ballo, giocolieri e tanto altro. Per tutti i dettagli delle manifestazioni potete consultare il sito viviAltavilla.it, il sito del comune nella sezione eventi e potete trovarci su Facebook e Twitter.